Cili vuol dire sedere, quindi per il sedere questo è il bidet per le signore, quindi è un po' più avanti, questo è per muoverlo. Ieri mattina la spazzatura e oggi il bagno. No, perché spesso mi dicono il bagno alla giapponese, il bagno alla giapponese, ve lo faccio vedere. Una cosa che non ho mai capito di casa mia è perché c'è la cartina della Toscana al bagno, cioè a Yuri le piace la Toscana, ma è la cartina della Toscana, non so perché è finita qui, da quando siamo trasferiti sta cartina della Toscana è finita qui dentro. Io vengo da qua, ad Arezzo, da Castiglion Fibocchi, ecco qua, provincia d'Arezzo, Castiglion Fibocchi. Ma torniamo al bagno, ce l'avete voi la cartigenica con i conigli? A volte ce l'abbiamo anche di Hello Kitty, che stavolta è presente qui. Ma insomma, il bagno, no? Sapete tutti, il bagno Giappone tecnologico, praticamente noi abbiamo il bidet, diciamo, incorporato al bagno. E adesso vi faccio vedere un po' le funzioni basilari, diciamo. Questo è per... Ah, ecco, come funziona, questo non è che voglio far vedere dentro, perché comunque da qui esce una cosa che poi spruzza l'acqua. Questo, dicevo, serve per fermare il getto. Vi spiego un po' le funzioni base, magari quando venite in Giappone, perché purtroppo è sempre scritto tutto in giapponese. Oshiri vuol dire sedere, quindi per il sedere. Questo è il bidet per le signore, quindi è un po' più avanti. Questo è per muoverlo. Poi, per esempio, ci sono delle funzioni molto fighe, come questa qua, che è la, come dire, la pressione dell'acqua. Cioè, a seconda che vogliate il getto più o meno forte, e poi questo qua che serve per regolare la temperatura dell'acqua, e poi questo che serve per regolare il calore della seduta, in modo tale che la mattina quando vi mettete, insomma, seduti, non vi prende freddo. E poi questo rubinetto in cui potete sciacquarvi poi le mani una volta che avete fatto tutto. Questo, insomma, è la serie del water, ecco, questa è la serie del water. Come tanto sapevo che poi me lo chiedevate, staccato dal bagno praticamente c'è la zona della doccia, che però è tutto di plastica, ovviamente, che in Giappone è un po' così. L'unica cosa adesso, un po' vedete questa qua, Yuri e Miwa c'entrano, ma io sono entrato una volta e ho creato praticamente una diga, no? Perché io mi metto qui e blocco il flusso dell'acqua e qui, quindi nella schiena sono asciutto. Mentre di qua sono a bagno, perché è proprio ermetico. Quando mi metto io dentro faccio proprio una diga. Comunque, scherzi a parte, anche se non è vero, questo ci si fa la doccia, c'è anche lo sgabellino, perché in Giappone solitamente ci si mette seduti per fare la doccia prima di immergersi nella vasca. Vasca che però poi dopo c'ha anche questo comando, diciamo, che ne regola poi tutto, la temperatura, che è collegata con l'altro di là, e che quindi praticamente riesce, in base a questo qua, a controllare sia la temperatura dell'acqua che va nella vasca, sia la temperatura dell'acqua che va nella doccia. È abbastanza, come dire, questo è abbastanza tecnologico, mentre tutto il resto è molto tradizionale. Ora, qui ho messo il grandangolo per farvi rendere conto, ma quindi sembra forse ancora più piccola, però è comunque è piccola, ecco, non è che sia tanto grande. Io c'entro, ma c'entro tutto rannicchiato, diciamo. Poi vedete, vabbè, mio, tutti i suoi giocattoli, insomma, questo non me l'ha rimesso neanche a posto, vita vissuta live.